Sindaco Giuffra, l'ennesima estate con un calendario molto denso di avvenimenti a Riva Ligure. Sì, l'assessore Benza insieme agli uffici ha fatto un ottimo lavoro, un lavoro che ha portato a casa un calendario fatto di bellezza e gentilezza. La bellezza del calendario manifestazioni la si può evincere tranquillamente dai 62 eventi in 62 sere che andiamo a presentare, e la gentilezza sta nel fatto che ancora una volta riusciamo a fare questo calendario senza applicare la tassa di soggiorno e cercando di agevolare tutte quelle forme che possono in qualche modo migliorare la fruibilità turistica. Penso all'isola pedonale durante le serate dei mesi di luglio ed agosto, penso all'ampliamento dei Deor, penso comunque a delle spiagge fruibili al 97% liberamente. Ci sono tante cose, ci auguriamo che tutta questa attenzione possa in qualche modo essere ricompensata dall'approvazione, dalla volontà delle persone di ritornare nuovamente a Riva Ligure negli anni che saranno. Assessore Benza, un calendario eventi di Riva Ligure in cui si parla di 62 giorni con più di 62 eventi. Sì, la ricetta è quella degli ultimi anni che abbiamo visto appunto funzionare nelle ultime stagioni. Tutte le sere un evento, il turista o comunque anche il cittadino residente che si trova a Riva Ligure a luglio-agosto è come se fosse in un villaggio turistico. Potrà girare per le vie e le piazze cittadine trovando una qualche sorta di evento. Abbiamo dato molta attenzione e molto spazio alla musica, tanti spettacoli dedicati ai bambini, cinema all'aperto, una rassegna culturale veramente importante con ospiti di rilievo, penso al dottor Bassetti, a Antonio Padellaro, Bruno Gambarotta, Valerio Massimo Visentin e Alberto Patrucco, quindi una rassegna culturale molto importante. In questo caso colgo l'occasione per ringraziare la Banca Caraglio che è stata anche sponsor di questa rassegna. Tre spettacoli pirotecnici, uno già realizzato il 24 giugno, uno che verrà realizzato il 22 luglio e un altro il 5 agosto in occasione della Festa del Mare. Attenzione anche al teatro, il teatro dialettale ligure, quindi anche un'attenzione alle nostre tradizioni, sempre rimanendo in ambito di tradizioni e spostandoci sui prodotti tipici, abbiamo dedicato due serate all'olio e al vino, e quindi i prodotti del nostro territorio sono valorizzati nel nostro calendario. Insomma, ci aspettiamo veramente tanta gente. Anche quest'anno in Piazza Ughetto arriverà la torre panoramica, una torre alta 40 metri dalla quale si può ammirare tutto il golfo del nostro comprensorio. Insomma, lo spettacolo di wrestling, che è un'esclusiva regionale che abbiamo qui a Riva Ligure, che sono diversi anni che realizziamo, uno spettacolo sportivo che siamo abituati a vedere in televisione ma difficilmente lo si può vedere dal vivo. Riva Ligure lo offre gratuitamente senza pagare ticket d'ingresso a chi verrà a trovarci, e quindi tutte le sere ci sarà qualcosa. Veniteci a trovare per un'estate veramente esplosiva.